Durante la giornata di ieri c'è stato un incontro abbastanza particolare e inaspettato. Infatti Pretty Solero e Ketama si sono incontrati con Gallagher a Roma. Sembrerebbe per un ipotetico featuring, visto che Gallagher ha messo anche una storia, ha fatto vedere che dormiva in studio di registrazione. Ma la cosa che ha fatto scandalo, che mi avete segnalato veramente in tantissimi direct su Instagram, è stata una storia di Ketama in particolare, dove vantandosi la sua nuova collana con Karimero, dicendo che costa appunto dai 15 ai 20.000 euro, ha utilizzato il termine ebreo a mo' di insulto, mettendolo subito dopo la parola coglioni, riferito appunto a quelli che gli vanno contro e dicono che la collana è finta. Quindi vi lascio le storie per vedere bene di cosa si tratta e rigiro la domanda a voi. Secondo voi Ketama era intento ad offendere oppure è stata soltanto un'esclamazione fatta così senza rendersene conto? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio. Sono venuto a Trastevere, fratellino. Stavo scrivendo solo oggi. Per venire a trovare a te, No, fratellino. ciao, bellissimo. Un bacio a tutti. Bro, Pace, no, amore. Love, 126 Flex Boy. R13, full 17. Vaffa. Sto addreddato. Dreddato, questo dread del Galla, ragazzi. Dreddato, ora è mio. E questa qui è solo per Ugo Borghetti. Bella Ugo! Bella Ugo! Bella Ugo, saluta Ugo! Saluta Ugo! Ora mi fu un dread del Galla, Galla. Prima vedo le faccende. Vediamo se mi farà più questo blunt. Anzi, non è un blunt, è un cicchetto di cocaina. I don't know. Oppure questo rasta. Vediamo se mi farà più questo blunt. Anzi, non è un blunt, è un cicchetto di cocaina. I don't know. Oppure. Ancora non so per quanto dureremo, perché siamo troppo veri. Troppo però veri. Però dureremo per sempre. Cioè, anche dopo la nostra morte, vireremo per sempre. Se moriremo, i nostri figli diventeranno ricchi. E le nostre famiglie diventeranno ricche. Ascoltatemi, la verità può essere. Raga, io volevo dire che sono 7 anni, 8 anni che faccio il rapper. Mi sono stato zitto per 8 anni. Quando ho dovuto fare qualcosa, ho fatto una collana con Calimero, con sostanto VS1, qualità F, carato 1, è il top della qualità, per cui voi andate a fare in culo. Per tutti i ladri che mi volessero rubare roba in casa, sta roba vale più dei 15-20 mila euro, per cui se me la avete in cugnan, fumatevi bene, perché porco Dio sono sordi. Per tutti invece leaders che pensano che non vale questo qua, andate a lavorare e poi scoprite quanto cazzo vale, coglioni ebrei.